È possibile il dialogo, è, è possibile la cultura dell'incontro sulla quale insiste tanto il Papa. E vorrei sottolineare il fatto che il Papa preferisce parlare attraverso esempi concreti, attraverso modelli. Io credo che la scelta del Papa Francesco di andare in Albania eh, significhi soprattutto questa sottolineatura. Dire che nonostante le difficoltà che il Paese ha sperimentato e che conosciamo, e sono state difficoltà non piccole, ecco, ha scelto proprio di non utilizzare mai la religione come motivo di scontro e di conflitto. Qual è stato il contributo offerto dalla Santa Sede nella ricostruzione dell'Albania? La Santa Sede è stata molto presente nella ricostruzione dell'Albania. Ecco, possiamo partire eh, nei tempi recenti, anche se i rapporti con l'Albania evidentemente risalgono molto indietro nel tempo e sono sempre stati eh, molto, eh, rapporti molto, molto vivi. Ecco, possiamo partire dal 91, quando ci sono state le relazioni diplomatiche, si sono stabilite le relazioni diplomatiche dopo la caduta del regime comunista, che hanno permesso alla Chiesa di riprendere la sua vita, ecco, e anche di inserirsi in maniera costruttiva nella società albanese. E seguito poi nel 1993 il viaggio di Papa Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, che ha permesso di consolidare questo, questo ruolo ecco, e di rafforzare la presenza e il contributo che la Chiesa dà al Paese. Ancora eh, altri eh, momenti fondamentali, possiamo ricordare la firma dei due accordi nel 2002 e nel 2007, accordi su. Sui eh, rapporti reciproci più in generale sulle questioni economiche e finanziarie in, in particolare. Ecco e grazie a questi, a questi passi c'è ecco, stato appunto un accompagnamento diciamo, da parte della Santa Sede eh, di questo momento di eh, ricostruzione e di ripresa del Paese. Certamente la visita del Papa Francesco si colloca un po' in questa scia e darà un ulteriore contributo. Qual è l'incoraggiamento che la Chiesa vuole offrire all'Albania, che dallo scorso mese di giugno è ufficialmente candidata all'adesione nell'Unione Europea? Quali sono le questioni più impellenti alle quali dovrà rispondere? L'Albania esce da un periodo, da un lungo inverno di isolamento ecco, nei confronti degli altri paesi. E quindi la Santa Sede offre il suo incoraggiamento, offre il suo sostegno all'integrazione europea dell'Albania ricordando anche il contributo specifico che l'Albania deve portare a questa integrazione. E possiamo ricordare appunto il patrimonio spirituale che è stato conservato, ecco, nonostante gli anni della repressione religiosa, della persecuzione religiosa, che va custodito e vivificato. Possiamo ricordare per esempio il forte senso della famiglia che caratterizza la società eh, albanese, ecco, proprio anche con questa sottolineatura che piace al Papa, quella dei giovani da una parte che sono un po' il futuro e quella degli anziani dall'altra che sono un po' la memoria no? ecco, e che hanno un patrimonio di saggezza e di esperienza che deve essere valorizzato. Ecco, quindi noi diciamo che l'Albania ecco, soltanto portando anche queste sue ricchezze, queste eh, sue peculiari caratteristiche, potrà contribuire in maniera efficace alla, al progetto di integrazione europea. E io vorrei ricordare qui alcune parole che disse il Papa Giovanni Paolo II all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nel 1988 e che valgono per tutti i paesi, valgono in particolare per l'Albania, la, eh, visto che ne stiamo parlando. Dice se l'Europa vuole essere fedele a se stessa deve saper raccogliere tutte le forze vive di questo continente rispettando il carattere peculiare di ogni paese. Ecco mi pare che in questo quadro che la Santa Sede vede e valuta il processo di integrazione dell'Albania nell'Unione nell Europea. L'Albania può essere in qualche modo anche tassello significativo per il futuro dei Balcani, per un più stabile assetto eh, della regione? Certamente, certamente eh, lo può essere, perché, prima di tutto perché si è trovato in un certo senso in una condizione privilegiata rispetto alla ex Jugoslavia, non facendone parte, non ha vissuto il trauma della disgregazione conflittuale ecco, che ha segnato profondamente Quel paese. E poi per diciamo, una tradizionale politica di buon vicinato nei confronti dei paesi che la circondano. Quindi questi due elementi saranno sicuramente ecco, elementi che possono contribuire alla stabilità della regione della regione dei Balcani. E poi eh, va ricordato anche appunto quello che dicevamo all'inizio e che costituisce un po' il life motif della visita del Papa e cioè questa convivenza pacifica e costruttiva fra i gruppi religiosi. Anche questo mi pare molto importante nell'area dei Balcani, ecco eh, può essere davvero una, un esempio da seguire. Papa Francesco, sempre durante il volo da Seul, ha sottolineato un altro tema di questo viaggio a cui tiene molto, quello della libertà religiosa in un paese dove sono state distrutte, ha ricordato 1820 chiese. Qual è oggi la situazione? Ah, la libertà religiosa è rispettata e in, questa, in questo diciamo, contesto la Chiesa ha avviato già da tempo la sua ricostruzione, anche se sarà una ricostruzione abbastanza diciamo, lunga. Ecco e sì, è stata proprio una, una persecuzione molto molto severa, molto dura, no? Che veramente una devastazione, potremmo quasi dire, oltre all'aspetto delle chiese, la distruzione di tutti i luoghi di culto, per quanto ci riguarda possiamo ricordare anche l'eliminazione di quasi tutto il personale ecco, religioso. No? Mi pare che prima dell'avvento del comunismo c'erano circa quasi 180-200 preti, alla fine nel 1990 ne sono rimasti solo 33, ecco, per dire appunto come c'è stata proprio una, una politica di eliminazione totale anche del personale eh, religioso. Ecco poi ecco, l'Albania ha ricominciato la sua ricostruzione, so, nel 2000 ci sono state le prime ordinazioni sacerdotali. Ecco. Ci sono stati anche molti giovani che hanno aderito alla vita eh, religiosa, sia maschile che femminile. I laici stanno ritrovando un loro ruolo. Insomma, c'è speranza. Anche qui, sempre con una piccola nota, diciamo un po' ecco, di, di campanello d'allarme, speriamo che l'Albania la, non ceda a quell'onda di secolarizzazione ecco, che caratterizza un po' tutto il continente europeo. Eh, mi pare importante dire che ecco, un paese dove Dio è stato eliminato, è stato cancellato per legge, deve insegnarci a vivere una vita ecco, in rapporto con il Signore e non lasciarci invece tentare da una vita dove Dio praticamente è scomparso, dove lo si mette da parte. Papa Francesco incontrerà i sacerdoti, i religiosi, i religiosi, i seminaristi, i membri del mondo laico. Qual è la situazione della Chiesa oggi in Albania? Sì, è una Chiesa giovane perché ecco, ci sono molti molti giovani e anche molti cristiani no, che, eh, vengono, che vengono al, alla fede, ecco molte, molte persone che vengono alla fede. Una Chiesa caratterizzata appunto dalla nota del martirio e vorrei dire anche eh, questa testimonianza dei martiri che è stata apprezzata da tutti proprio perché è stata una testimonianza di perdono eh, nei con confronti del, dei persecutori. No? Una, una chiesa caratterizzata proprio da questa fede semplice anche delle persone anziane che però hanno saputo conservarla appunto e trasmetterla al di là di questo periodo tormentato e travagliato della persecuzione, una chiesa anche missionaria, soprattutto nel senso che ha ricevuto eh, molti, molti missionari, soprattutto dopo la caduta ecco, del regime, vista praticamente la scomparsa quasi del clero locale. C'è stata proprio anche una grande generosità da parte dei missionari di eh, recarsi in Albania, di lavorare in Albania. Tra questi anche i missionari italiani, forse che hanno dato uno dei contributi maggiori. Ecco, queste sono, mi pare, le caratteristiche principali di questa chiesa, che devono tradursi appunto anche in un rinnovato impegno per continuare a crescere e trasmettere la fede, eh, per valorizzare tutte le sue componenti. Quali spera che siano i frutti di questo viaggio di Papa Francesco a Tirana? I frutti li conosce il Signore, comunque io credo che questi frutti eh, si possono eh, diciamo riassumere un po' nel motto che è stato scelto no? insieme con Dio verso, mi pare più o meno, un futuro, un futuro di speranza. Ecco. Quindi il Papa verrà a, come dire, a confermare un po' il cammino che è stato fatto in questi anni e a dare un nuovo slancio a questo cammino. Eh, sia nel senso dell'annuncio del Vangelo, nel senso della fede, sia nel senso anche di questa convivenza pacifica e fruttuosa fra le diverse realtà religiose che compongono il Paese.